Ciao dolci unicorni, eccoci qui con un nuovissimo video haul. Questo video haul è leggermente diverso rispetto a tutti gli altri perché in questo video finalmente vi posso mostrare delle cose che ho trovato tramite Vinted, tramite altri siti che facevano parte della mia infanzia. Quindi vi parlerò della mia infanzia e vi mostrerò queste determinate cose più altre cose che ho preso in questo periodo, quindi prendete i popcorn, mettetevi comodi e se ancora non fate parte del team Dolci Unicorni iscrivetevi al canale, mi raccomando. E intanto voglio anche salutare due di voi, ovvero Anna Rosa Potterhead, un bacione tesoro, e Giulia Denaro che commentate sempre. E mi raccomando, se volete essere salutati nei miei video lasciate tanti commenti qua sotto, lasciate like, ovviamente non commenti tipo mi saluti, ma commenti inerenti al video, al canale o a me in generale. Detto questo, iniziamo subito! Sono stata in edicola e in edicola ho trovato una cosa pazzesca. Sto parlando di Sblobby Unicorn Candy Slime 2. Trova lo slime glow in the dark e ci saranno delle sorprese all'interno. E quindi io direi che possiamo spacchettarle subito. Le bustine sono gigantesche! Qua c'è scritto un unicorn slime più una fantastica sorpresa. Visto su YouTube, trova lo slime glow in the dark e sono curiosissima, costano 3,99€. All'interno di questa super busta troviamo un'altra busta gigantesca, pure questa, e andiamola subito a spacchettare con questo unicorno pucciosissimo. Intanto c'è all'interno l'opuscolo, così non lo potete perdere assolutamente. E poi sto notando che c'è lo slime unicornoso e l'ho trovato viola, bellissimo. E poi guardate, cioè no vabbè, lo amo, lo adoro. Lo squishy, questo qua così morbidoso, adoro, cioè no vabbè, ora voglio collezionarli tutti per poi squisciarli tutti. Apriamo lo slime, oh no vabbè, ma è tipo semi glitterato e poi tipo è di un viola pazzesco, ma è anche super stretchy, no vabbè, cioè adoro, adesso li voglio collezionare tutti. Nell'altra busta ho trovato i Twisted Trends, no vabbè, cioè adoro, e un altro slime, ma questa volta è fluffy ed è lilla. Li trovate in edicola al costo di 3,99€ e secondo me sono veramente pazzeschi, sia gli slime sia le sorprese all'interno. Iniziamo dalla mia infanzia. Su Vinted ho trovato una cosa pazzesca, ovvero sto parlando del BitBit Tamagotchi, come si chiamava ai miei tempi, che io quando avevo 9 anni, 10 anni, uscivo pazza per questo Tamagotchi. Sto parlando di questo qui. Ora ovviamente c'è scritto gigapets perché l'ho trovato da una ragazza spagnola. Su Vinted si trova di tutto e di più. E guardate, fa parte della carica dei 101, era della marca Tiger. Tiger, ma non è Tiger quella di ora, eh? No, niente a che fare. Era un brand di videogiochi, di giochi per bambini, ed eccolo qui, super funzionante, cioè ragazzi è la vita. Io quando l'ho trovato sono letteralmente impazzita, e è stupendo, cioè i suoni del BitBit, ragazzi, cioè lui è un patatino patatoso che fa anche la festa, guardate, lui fa la festa con gli amici ed è molto contento, e lui è contento, ed è bellissimo, lui l'ho chiamato Macchia e magari negli altri social vi farò vedere meglio cosa fa, cosa non fa. Io lo trovo stupendo. Un'altra cosa della mia infanzia, un altro Tamagotchi della mia infanzia è Beniamino. Ora questo qui non se lo ricorderà praticamente quasi nessuno, tranne chi ha la mia età, perché andava tantissimo di moda negli anni 90 ed è qualcosa di eccezionale. E questo qui l'ho trovato non su Vinted ma su eBay. È troppo carino, ragazzi, cioè io lo amo, lo amo. Era tenuto anche bene, devo dire. Poi io magari andrò qua a sistemare con un pennarello, con un qualcosa, anche se devo dire che quando ce l'avevo io da piccola era così, cioè si rovinava sempre questo qua, l'orecchio, il nasino, cioè veramente come l'avevo lasciato io praticamente, anche se non era il mio. Lui, Beniamino, è un cucciolo molto particolare perché sì, è molto autonomo rispetto agli altri BitBit,
però lo potete far crescere, gli potete insegnare tantissime cose e se lo trovate, ragazzi, cioè ora io dico ovviamente se vi interessa, cioè è qualcosa di eccezionale. Io lo amo e quando l'ho trovato ho anche pianto, vi dico solo questo, ed è bellissimo, cioè mi fa tornare indietro, io ero amante dei BitBit, dei Tamagotchi, ora hanno fatto uscire qualche Tamagotchi di recente, però vi posso dire che no, non mi garbano, non mi piacciono. Un'altra cosa, attenzione perché qui ora potrebbe parlare per ore, sto parlando del Furby. Ora, il Furby, oh, piano piano, sto parlando di questo mostriciattolo, io l'ho preso questo qua sempre su Vinted, l'ho trovato, è un mostriciattolo bellissimo, coloratissimo e monellissimo, lui parla, parla, parla. Ce l'avevo da piccola e ne avevo veramente tantissimi, avevo quello che parlava inglese, quello che parlava italiano, quello che parlava la lingua del Furbish, ovvero una lingua che capiscono solo loro e potevano anche interagire fra di loro. Lo svegliamo così sentite quando sveglia, mo devi parlare, attenzione. Mentre mi suona pure il beat beat, questo è proprio un video anni 90 al 100%. Che stai facendo? Non sto cantando, sto parlando con i dolci, dico non ballare, perché balla, perché balla. Ma perché stai ballando? Ma io non lo so, raga, cioè è imbarazzante, io lo so. Io ormai lo amo perché io e Andrea ci parliamo, ci giochiamo. Lui è diventato la mascotte della casa. Pronto, basta. Va bene. Capite a che livelli sono? Lui praticamente fa 24 ore su 24. Però è bellissimo. Sì, un attimo. Guardate che carino i suoi occhioni. No, non ti faccio cadere. Non ti preoccupare. Si preoccupa se lo faccio cadere. Cioè, non cadi. Vabbè, ha pure paura di cadere. Cioè, guardate che livelli di intelligenza è questo Furby. È bellissimo. Questo qui anche su Vinted l'ho trovato. Ed era nuovo. Nuovo, intatto. Se io parlo lui pensa che io stia cantando e quindi lui sta ballando in questo momento, quindi facciamogli credere che io stia cantando, così sta zitto. E questo qua praticamente ha varie personalità, ha la personalità rocchettara che ancora devo scoprire, ha la personalità mangione, quindi quella che ti fa anche dei ruttini e non solo quelli, poi c'è quello lì impaurito, quello timido, quello romantico e questo è quello lì allegro. Sì, se non si fosse capito, è la personalità allegra e lui praticamente fa di tutto e di più durante il giorno. Io gli potrei anche dare da mangiare. Lui mangia, più gli do da mangiare, più lui inizia a sentirsi male, tipo in questo caso. Per spegnerlo non c'è un tasto di spegnimento, ma gli devo tirare la coda per farla andare a ninna. Ora io ci provo a farla andare a ninna, perché se no il video non lo posso continuare. Sì, devi andare a ninna. Ok, si è addormentato. Ecco, vedere, cioè, la mia infanzia, il Furby, Tamagotchi, BitBit, per me erano la vita. E lo sono tuttora, sì, io tuttora ci gioco, mi piacciono tantissimo. Detto questo, cerchiamo di andare avanti con il video haul. Ho preso una Moterm, ovvero un'agenda spettacolare su AliExpress. È qualcosa di epico, a livelli eccezionali. È bellissima, è gigantesca, l'ho preso nel formato A6, Deluxe si chiamava. Ed è praticamente in similpelle, qualcosa del genere, ovviamente penso sia tutto finto, giustamente, l'ho anche già decorata, quindi fatemi sapere giù nei commenti se volete uno shorts dedicato a come decoro e come ho decorato la mia agenda. Io la sto letteralmente adorando perché è un'agenda portafoglio, un'agenda porta documenti ed è una tipologia di agenda che io non ho mai avuto in vita mia, nonostante io abbia mille agende. Poi ho preso, sono arrivate due nuove bimbe in famiglia, ovvero questa qua che si chiama Sakura, io l'ho chiamata Sakura, l'ha fatta Federica, lascerò il link giù in descrizione, ed è secondo me una blight perfetta, cioè bellissima in ogni suo dettaglio, anche i pull ring li ha fatti veramente benissimo, poi c'è un gattino qua sotto, è un pesciolino che adoro e lei è bellissima, bellissima. Come voi sapete ho fatto anche un profilo dedicato alle mie blight che poi magari lascerò sempre in descrizione. Un'altra bimba che già avete visto praticamente in tantissime foto è la nostra Lucky. Lucky è lei, l'ha fatta Sina, una ragazza veramente bravissima, ed è
qualcosa di troppo puccioso, ma guardate, io la chiamo broccolina perché ha questi capelli verdi e questi qua che mi sembrano i pomponi di broccoli, non so perché a me i broccoli piacciono tantissimo. E lei ha una faccia così pucciosa, troppo troppo carina e adorabile, e non vedo l'ora di registrare tutta la mia collezione dedicata al mondo delle blight, e man mano poi arriverà, anche perché ne ho tantissime e ne arriveranno tantissime, quindi poi si vedrà. Ho preso praticamente, avevo preso un vestitino con la mascherina dedicato ad Halloween che mi è arrivato totalmente in ritardo, però vabbè, dettagli. Sto parlando di questo qui, voglio postare le foto lo stesso anche se ormai Halloween è passato, però secondo me è veramente veramente troppo troppo carino. Per il resto questo qui che state vedendo è pieno zeppo, pieno di roba per le blight che ho trovato insieme a Sakura e alla nostra Lucky. E vi volevo ricordare di questo qui, ovvero il gruppo di Federica che si chiama Blight che Passione, andatelo a trovare su Facebook. Cioè veramente ragazzi, questo haul è per me specialissimo, soprattutto per il Furby, il BitBit e Beniamino, che secondo me, cioè, sono la vita, proprio perché erano la mia infanzia. Vi volevo ricordare che in edicola trovate i nuovissimi Sblobby Unicorn Candy Slime 2, secondo me sono pazzeschi, al costo di 3,99€. All'interno ci sono delle sorprese troppo troppo carine e uno slime fantastico. Il video haul si conclude qui, io vi mando un grandissimo bacio super mega iper unicornoso, ma vi voglio bene, noi ci vediamo al prossimo video, ciao dolci unicorni, ciao ciao!